Allora, con questo capitolo iniziamo il modulo 4. Il modulo 4 che si chiama Connecting Networks. Connecting Networks perché noi andiamo a iniziare a lavorare un po' più dettagliatamente sulle WAN, le Wide Area Network. Quindi le Wide Area Network sono quelle che ci servono per connettere tra loro sedi distanti, quindi su grandi distanze. Quindi usciamo dalle tecnologie LAN e andiamo sulle tecnologie WAN. Questo primo capitolo, quindi tutto il modulo sarà su questo, quindi come focalizzato su tecnologie WAN. Questo primo capitolo vediamo l'hierarchical network design, cioè la progettazione di rete in modo gerarchico. Fare un po' un ripasso di alcune cose già viste con qualche aggiunta. Allora, la Cisco organizza praticamente le reti in base al numero di host che sono contenute nelle reti, quindi si va dalle piccole reti alle medie alle grandi, dai 200, fino a 200 device è una piccola rete, quindi anche un'azienda con 100-200 computer, cioè device in realtà, quindi tra server, stampanti, cioè qualunque dispositivo di rete, access point e qualunque altra cosa, ormai tutte le stampanti sono in rete, i dispositivi mobili, quindi cellulari, eccetera, eccetera, quindi in realtà 200 device è facile raggiungerli anche in realtà abbastanza piccole. Medium networks fino a 1000, large networks oltre i 1000, quindi per esempio l'università nella sua complessità è un large network, ma di fatto è così perché sono tanti edifici, decine e decine di apparati di rete che poi connettono migliaia di utenti. Ora, a seconda della dimensione di rete, noi abbiamo delle richieste differenti da soddisfare. Cioè, il problema del progettista di rete è quello di realizzare una rete che funzioni nel tempo, quindi che sia affidabile, che sia scalabile, che sia resistente ai problemi e così via. E per far questo esiste proprio una figura specifica. La Cisco ha definito anche una certificazione fatta apposta per il progettista di rete che si chiama CCDA. Cisco Certified Design Associate, quindi dovrebbe essere quello che fa proprio la progettazione Ed delle è l'unica a 4 livelli reti. rispetto a tutte le Sì. Vabbè, come la CCNA, tu dici. Te altre. No, le ho viste, sono tutte quante, anche le nuove del tipo wireless ne security, sei guardato tutte. hanno Sono a tre CCNA per livelli. tutti. Ah. Poi dalla CCNA si può partire per la wireless, rimanere nello Il, zoom switch, no, il, invece la CCDA è a parte, è un certificato tipo che parte, parallelo al sì, perché CCNA molte e in più certificazioni, a un quarto livello ulteriore che è l'architect, ma lì. ma quella ci arrivi comunque, cioè l'architect c'è pure Sì, sulle certificazioni per questo CCNA. Comunque CCI, dalla versione 5 hanno cambiato, dalla versione 5, stiamo andando alla 6, hanno cambiato le cose perché prima le certificazioni specifiche tipo security, VoIP, eccetera, eccetera, richiedevano la CCNA. Mentre invece adesso richiedono la CCNT dalla versione 5 in poi, quindi uno prende i primi due moduli e poi si può specializzare su VoIP, security, routing e switching. usano nuovo. Infatti la CCNA di fatto è diventata una specializzazione della CCNT. Sì, i primi due sono comuni su tutte quante queste specializzazioni, cioè tu per prendere la CCNA VoIP devi prendere la CCNT, mentre invece prima devi prendere la CCNA. Infatti hanno cambiato, avete visto che i primi due moduli sono più corposi perché hanno spostato molta roba lì, hanno cercato di specializzare di più gli altri due moduli e tutte le altre certificazioni diciamo poi derivano da questa. Comunque sono un dettaglio, noi non ci siamo mai andati oltre la CCNA proprio per una questione di scelte, cioè, perché poi si entra molto nello specifico delle tecnologie Cisco, invece qua cerchiamo di restare un po' sul networking più in generale, che è utile per qualunque sistemista. Quindi i buoni principi che bisogna seguire nella progettazione di rete sono la gerarchia, la modularità e la resilienza. La gerarchia vuol dire che dobbiamo sviluppare dei sistemi complessi in moduli più piccoli, cioè fare in modo che sia diviso in tier, come abbiamo visto i tre tier che definisce qua nella materia della Cisco. Ognuno con un preciso ruolo e una sua struttura, no? Adesso li vedremo nel dettaglio un ripasso di questi lei, cioè fare in modo che le varie funzioni di rete siano separate fra loro ed è possibile fare
aggiornamenti, upgrade o anche semplicemente fare, come dire, limitare l'impatto di possibili problemi attraverso un sistema gerarchico che sia anche modulare, quindi separare le funzionalità, quello che chiama il Cisco Campus, cioè l'insieme di tutti gli utenti connessi, utenti server, tutte le macchine connesse, gli host, insomma, service block dove vengono erogati i servizi, il data center dove stanno tutti i dati e i servizi, e l'internet edge che sarebbe l'insieme delle macchine che ci interconnettono al resto della rete, al di fuori del nostro campus. Quindi con questa modalità la progettazione è più semplice. E considerate, quando parliamo di progettazione semplice, poi ne deriva anche una, come dire, manutenzione semplice, no? Perché quando c'è un problema bisogna individuare dove sta il problema. E per far questo, se la progettazione è fatta bene, se io ho tutta la documentazione di, ricordate, diciamo, avere le mappe fisiche, le mappe, la topologia fisica, la topologia logica, no? E quindi succede un problema, so quale IP per esempio mi sta generando il problema e so esattamente dove si trova. E quindi non è soltanto un problema di, come, individuazione fisica, ma anche di capire all'interno di quale ambito, perché poi così i problemi non sono on off, non è che dice la macchina è spenta o è accesa. Ci potrebbe essere qualcosa che dà un problema, immaginatevi un problema che succede sempre più spesso, e vi ritrovate un DHCP spurio, qualcuno che ha attaccato da qualche parte un routerino. E quello da un DHCP, ovviamente alcuni utenti vanno, alcuni utenti non vanno, no? In maniera abbastanza random e imprevedibile, perché se tu hai un DHCP è a caso quello con il quale ti risponde prima, no? Perché tu prendi l'IP da quello che ti ha risposto prima, l'altro lo ignori. Ormai questo lo fa la macchina in automatica, quindi andare a isolare un problema del genere, quanto più la rete gerarchica è modulare, diventa semplice. La resilienza è semplicemente un concetto di reattività ai cambiamenti, alla crescita, alle rotture. Scusate un attimo. Stiamo certificando poi per la prima pennetta. Scusa, entro il 20 agosto, non ti fai questa la 101, poi ti aggiornare comunque. Se ti fai la CCNP. Tu dici entro il 20 agosto. Lo puoi fare entro il 20 agosto e poi l'esame per la CCNA lo puoi fare fino al 24 settembre, se li fai separati. No, io direttamente ti parlo del CCNA. No, No, dato no, che tu hai l'esame. aggiornato, scusami, dato che tu hai detto che sono aggiornato pure alla guida, entro il 20 agosto devi fare la certificazione per essere valida, come l'abbiamo con il nostro programma di Per studi. farlo col nostro programma, diciamo. Ah, entro il 20 agosto. Poi la puoi fare sempre per il 20 agosto, però sarà già con noi. Però passo di altro No, l'altra volta mi aveva connesso direttamente. non dovrebbe essere Il 4 giugno connesso, però No. Però scusami, per noi non dovrebbe uscire una guida apposta con Sì, no, ha detto in licenza che esce comunque un piccolo briefing su tutto Allora, sì, uscirà proprio un corso di aggiornamento, giusto la differenza. Sempre su Netacad. Ok, quindi eravamo arrivati a resilienza, quindi la capacità della rete di reagire in maniera, diciamo, resistendo a cambiamenti,
crescita della rete, errori, rotture e comportamenti anomali. Allora, dicevamo, la gerarchia, come è strutturata la gerarchia? Vengono suggeriti tre livelli principali: l'access, il distribution e il core. L'abbiamo già vista questa cosa, dove vedete la R è una ripetizione di cose già dette altrove. Questa struttura gerarchica permette praticamente di separare le funzioni. Come dicono i nomi, access, distribution e core hanno delle caratteristiche differenti. Questo è il tree tier ed è possibile in, come dire, strutture più piccole avere il collasso di due di questi tier, quindi distribution e core, quindi avere un sistema a due tier, cioè l'access e il distribution core insieme, diciamo, di fatto implementando nelle stesse macchine le funzioni di entrambi. Che quali sono? Allora, l'access in questa rete gerarchica praticamente deve gestire il traffico locale, cioè è quello in cui il traffico si genera, quindi vuol dire lì sono attaccati gli host, segnatevi, sono attaccati gli host, i server, cioè tutte le macchine che producono traffico. Di fatto l'access layer è quello che costituisce le LAN, cioè le reti dove sono attaccate le nostre macchine, e quindi abbiamo bisogno degli altri layer che ci permettono la interconnessione fra le varie LAN. Cioè, se noi abbiamo fatto una suddivisione delle nostre macchine host tra server, PC, diverse funzioni di PC, no? Tipo gli amministrativi da una parte, gli ospiti dall'altra, eccetera, eccetera, li abbiamo separati in diverse LAN, VLAN, virtuali, poi dobbiamo interconnetterli fra di loro. L'interconnessione fra di loro non avviene a livello access, ma lo facciamo fare a livello distribution. Quindi a livello access, ricapitolando, cosa abbiamo? È il network edge, dove il traffico entra o insomma, si genera. Dove ci sono praticamente tutti gli apparati che estendono la rete, come per esempio i P-Phone, i wireless AP, la connettività WAN. La sua funzione primaria deve essere quella di fornire l'accesso agli utenti, alla maggior parte degli utenti. Abbiamo già detto dove si genera il traffico, fornisce la demarcazione tra le reti. Che vuol dire demarcazione fra le reti? Cioè, nel senso, come quando noi creiamo diverse LAN o VLAN, il confine fra queste LAN e VLAN avviene sull'access layer. Cioè, l'access layer solitamente sono i, come dire, termina negli switch di piano, no? Ogni piano c'è il suo switch, c'è un cablaggio orizzontale, quel cosiddetto cablaggio orizzontale, cioè il cablaggio che va dagli switch alle porte a muro dell'edificio, non necessariamente così, può avere anche uno switch per più piani, però il concetto è quello. Dopodiché l'interconnessione fra questi switch di piano, che fanno essenzialmente funzioni access, di tipo access, e gli apparati del distribution, chiamato cablaggio verticale. La demarcazione delle reti, che stavamo dicendo, quindi, avviene all'access layer, nel senso che diverse LAN non si vedono fra loro se non passano da un tier successivo, quindi dal tier distribution. L'obiettivo principale dell'access layer deve essere minimizzare il costo per porta, quindi cercare di massimizzare il numero di porte minimizzandone il costo. Questo sempre nell'ottica di connettere quanti più utenti possibile, prevedere crescita sia di numero che di prestazioni, perché è evidente che se io devo, come dire, per incrementare la velocità locale di un gruppo di lavoro posso sostituire solo switch, non ho bisogno di rifare tutta la rete del campus. E mentre invece nel distribution layer cosa succede? Succedono tante cose, no? Essenzialmente il routing e il passaggio dei pacchetti fra diverse LAN, quindi è il layer più smart, che implementa routing, advanced switching, quindi funzioni di switching più avanzate, filtro del traffico e quality of service, cioè fare quel servizio di garantire le prestazioni di un determinato tipo di traffico rispetto a un altro. E per far questo, cioè, se io dico
Il VoIP, poiché non può avere interruzioni neanche di un secondo, perché sennò non riusciamo a parlare, deve essere privilegiato, lo devo marcare all'ingresso. E perché l'ingresso è l'access layer, io lo marco all'access layer quando entra con delle VLAN, ma poi applico il QoS non a livello access, ma a livello distribution. Quindi poi metto regole, metto una serie di cose. Quindi la distribution layer fa da interfaccia tra l'access e il core layer, è il punto di aggregazione per gli access switch, quindi tutti gli switch di piano poi confluiscono in uno switch, cioè in un switch layer 3 di solito, o in un router, a seconda di quanti ne abbiamo, di tipo distribution. E quindi cosa facciamo? Mettendo insieme tutte le LAN, no, del livello access, aggreghiamo i domini di Broadcast L2. Quindi ricordate, il domino di Broadcast L2, vuol dire che quando faccio un broadcast sui Mac resto confinato alla mia LAN. Quindi se ho funzioni di routing e quindi LAN differenti, il Broadcast L2 non viene propagato. E quindi faccio l'aggregazione dei domini di Broadcast L2 e L3, e il distribution layer mi fa anche la summarizzazione di bordo, con quello che abbiamo visto per esempio nell'OSPF, no? O nell'IGRP. Se voglio aggregare delle LAN, degli indirizzi IP di LAN, lo faccio a questo livello. Quindi sono i dispositivi a livello distribution che mi fanno i protocolli IGRP o SPF, e quindi io posso aggregare e summarizzare gli IP delle LAN. E poi qui devo fare anche tanto spanning tree protocol, perché dovendo implementare la ridondanza, no? Per avere quello che dicevamo prima, la resilienza della rete, per garantire la continuità del servizio, devo ridondare. E quando vado a ridondare creo dei loop, e quindi devo avere ben settato lo spanning tree per poter evitare problemi. E il distribution layer fa anche da demarcazione e isolamento tra i building block del nostro distribution campus, quindi e il resto della rete. Quindi al distribution layer io vado anche a interconnettere poi gli altri moduli, per esempio quelli di connessione a internet e così via, passando dal core layer però. Veramente poco traffico deve essere generato il distribution layer, quindi non, cioè, se io ho degli switch access connessi fra loro, degli switch layer 3 di tipo distribution, non devo attaccare un PC, un server, un access point o una stampante a uno switch di tipo distribution, perché quelli mi generano traffico e non devo generare traffico lì, no? Anche perché dovrei settare poi degli indirizzamenti IP apposta. Però qual è il traffico che generano questi qua? Sono il traffico essenzialmente machine to machine, che serve per la gestione della rete. Quindi se ho SPF, IGRP, spanning tree, eccetera eccetera, io ho tutta una serie di messaggi che viaggiano tra le macchine per gestire in automatico tutta una serie di funzioni, no? Come appunto il routing, lo switching e così via. E quindi questo dovrebbe essere l'unico traffico generato qui dentro, e poco altro in realtà. Mi deve garantire alta affidabilità attraverso la ridondanza degli switch del distribution layer, e gestire anche degli equal cost path, quindi dei percorsi a costo uguale, cioè nel senso che io vado a duplicare semplicemente i link tra il distribution e il core, di fatto ho lo stesso costo, no? Perché faccio gli stessi percorsi. E quindi questa cosa, ho dei percorsi multipli a costo uguale, e in questo modo implemento l'alta affidabilità. Andando invece al core layer, che viene chiamato anche il backbone, è quello che deve avere un set veramente limitato di servizi. La sua funzione principale è quella di garantire la connettività tra gli altri layer H24, quindi 24/7 always on, quindi fault isolation, cioè se c'è un problema lo devi isolare, quindi tutto quanto deve essere ridondato, devono essere ridondate le macchine, devono essere ridondate le connessioni, e
attraverso tutta la rete e quindi garantire questa continuità di servizio end-to-end, quindi tra macchine di non potersi connettere. Cioè, cosa vuol dire? Che io la ridondanza, se potessi, la farei anche a livello access, ma a livello access diventa molto difficile. Cioè, immaginate se io ho un computer, un semplice PC, se volessi ridondare la sua connessione, dovrei mettere due porte a muro con due cavi, arrivare a due switch diversi configurati, no? E questo qua per tutte le macchine che possono essere migliaia della mia rete. A livello invece core, io ho pochi apparati che, per esempio, ne posso avere uno per edificio, no? O ancora meno, per esempio, in questa università ne abbiamo i dipartimenti hanno più edifici, quindi a livello di piano dovremmo avere, se ci fosse una progettazione veramente tritier, a livello di piano dovremmo avere l'access layer, a livello di edificio dovremmo avere un distribution layer, quindi un apparato che aggrega tutti i dispositivi dell'edificio, e magari a livello di dipartimento si potrebbe avere un apparato di tipo core, che per esempio sono quelli che poi interconnettono le fibre a 10 gigabit e fanno solo quello. Cioè, a livello core noi non facciamo routing, non facciamo, cioè, facciamo poco routing, non facciamo grosse operazioni. Infatti, di fatto nessun traffico si genera da qui, quindi non abbiamo nemmeno protocolli dinamici, no? Devono essere route statiche, sistemi statici, proprio per essere il più possibile affidabili e performanti. Considerate che quando voi in un router, se voi mettete delle regole di routing, le sue prestazioni si abbassano in base al numero di regole che ci sono da mettere. Quindi su dispositivi di fascia alta, quindi molto costosi, questa cosa non si sente, ma su dispositivi di fascia bassa vi dicono che fanno un tot di pacchetti al secondo con un certo numero di regole di firewall, o regole comunque di routing. Quindi se io vado a creare un core layer con apparati economici, mi devo anche preoccupare di effettivamente quanto traffico genero le macchine, ma non tanto per il traffico in sé, ma per quanto riguarda le regole che poi devono essere implementate. Cioè, se vado a mettere protocolli di routing dinamico sul core layer, vado ad abbassargli le prestazioni. Cioè, se sono apparati 10 gigabit, non proprio, cioè, performanti, ma sono economici, allora magari gli faccio fare solo i 10 gigabit, ok? Senza mettere lì routing, filtri, ACL o altre cose. Anche le regole di port forwarding non ci danno più Tu attenzione. dici il NAT? Nat. Eh sì, sono regole di firewall quelle. Quelle incido. Ovviamente non è che uno non le fa, fa il minimo indispensabile. Per capirci, questa università, quando aveva la connessione gigabit, non riuscivano ad arrivare oltre i 200 megabit di uso di questa banda perché c'era un firewall che poi hanno scoperto aveva 4.000 regole di firewall. Ora, per quante macchine ci puoi mettere sotto? Con 4.000 regole, se è un pacchetto che deve passare indisturbato, deve passare tutto 4.000. Se sei fortunato, la passa prima, no? Quindi è bastato, diciamo, risolvere quel problema, aggregare un po' ripulire, no, le regole di firewall per raddoppiare la banda disponibile, però ancora ce ne corre. Ok, quindi il core che fa? Fa da aggregatore per tutti gli altri layer, tutti gli altri blocchi, come vi ho fatto l'esempio, deve decidere poco, deve semplicemente raccogliere il traffico e inoltrarlo il più velocemente possibile, quindi deve essere alta velocità, alta ridondanza, di forwarding service tra le regioni del campus, come vi dicevo, per esempio i dipartimenti potrebbero avere ognuno un suo, ma giusto perché poi, come dire, uno gestisce le connessioni tra dipartimenti con una backbone, come effettivamente qui. Però diciamo, la cosa non è chiara perché tra cubi, dipartimenti, non c'è una. In realtà quando hanno fatto il centro di calcolo centralizzato avevano messo dei dispositivi 10 gigabit per dipartimento e poi avevano cablato a gigabit i singoli dipartimenti. Quindi questo lavoro era stato fatto, soltanto che poi era tutta un'unica gigantesca rete switchata. Cioè non c'era di fatto un distribution layer che facesse da aggregatore delle LAN. E questo voglio dire, cioè, è l'esempio lampante di come applicare queste cose che stiamo dicendo.
questo significa, quindi abbiamo detto, alta velocità e alta ridondanza, che gli switch più potenti e i router devono essere messi qui, capaci di connessioni molto veloci, per esempio 10 gigabit. E questo è il nostro core layer. Nel caso in cui noi facciamo un two-tier collapsed core design, cosa vuol dire? Che andiamo a mettere insieme il distribution e il core, quindi facciamo fare il routing al core essenzialmente, non andiamo a separare tutte le funzioni di routing, QoS, eccetera eccetera, a livello distribution, e far fare al core layer solo l'interconnessione, ma abbiamo un unico apparato che fa tutto. Ovviamente questo qui scala fino a un certo punto, poi in una rete così grande, cioè che passa da media a grande, bisogna avere un tri-tier per avere il massimo delle performance. Questo design ovviamente è più economico, si risparmia hardware perché abbiamo un singolo device che fa da distribution e core, e mantiene la maggior parte dei benefici del nostro tri-tier. Dipende da quanto traffico ha, cioè il tipo di hardware che devi prendere dipende dalle performance che hai bisogno, dall'affidabilità, tutta una serie di cose, e del budget che c'è a disposizione. Diciamo che in caso di aziende piccole, comunque non so, network medi già va bene. Del poi network, quando sì, sono troppo grandi magari. Sì, quando poi si creano dei colli di bottiglia. Cioè il problema è che tu in questo modo vai a evitare colli di bottiglia. Perché se un apparato 10 gigabit deve fare anche routing, quality of service, VLAN e cose del genere, non ce la fa, a meno che non spendi una cifra pazzesca. A quel punto ti conviene più separarlo, avere più apparati economici specializzati, quindi cioè realizzare un distribution layer che faccia quella funzione, e perché lo fa localmente. Perché il punto qual è? Se tu hai un edificio di 5 piani e invece di collegarli tutti fra di loro in un unico layer, cioè o tier collapsed distribution, quindi che fa routing e tutto, fai un router per ogni edificio e poi interconnetti questi router con degli uplink veloci, no? Quindi puoi utilizzare apparati più economici e riuscire ad avere le funzioni del tri-tier, insomma. E quindi, oltre al nostro tri-tier design, vediamo un modular network design, cioè vuol dire organizzare tutte le funzioni della rete, diciamo, degli utenti, in blocchi o moduli a seconda della loro funzione. I moduli che hanno qua andiamo ai benefici, che volevo prima però farvi vedere la slide perché diventa più chiaro. Vediamo prima questa, no? La divisione modulare, che di fatto è un'immagine che abbiamo già visto, è quella di avere un enterprise campus. Un enterprise campus, noi abbiamo un data center con switch di tipo access e un distribution layer, dove noi attacchiamo tutti i nostri server, le nostre macchine, le cose che andiamo a fare nel data center o server farm. Abbiamo un core layer, che è quello che sta qui al centro, tra poi il building distribution, dove ci sta l'access degli edifici, come dicevamo, e il campus core è connesso all'edge distribution. Edge distribution. Qui abbiamo il nostro enterprise edge, quindi vedete qui le funzioni di e-commerce, DMZ. Enterprise One vuol dire connetterci per esempio alle altre sedi, ai data center remoti, eccetera eccetera, e poi l'accesso VPN. Quindi io questo tipo, cioè io al core vado a collegare i distribution dei vari moduli, quindi server farm, build, cioè l'access degli utenti, il distribution edge e tutto il resto, enterprise edge, e così, che adesso li vediamo nel dettaglio. Allora, diciamo, perché fare questo tipo di approccio modulare? Perché in questo modo vado a isolare meglio, come dicevamo prima, i problemi. Posso fare degli upgrade, dei cambiamenti, limitando l'impatto a un determinato punto. Cioè, se io devo aggiornare degli switch di una LAN,
per esempio, se devo modificare la server farm, io lo faccio solo sulla server farm. Se devo cambiarlo per cambiare apparati per fare un upgrade a degli utenti, vado a impattare solo su quegli utenti. E quindi con l'approccio modulare io posso rimpiazzare degli apparati senza riprogettare la rete. Cioè, se l'ho fatto bene, nel senso che ho, non solo da un punto di vista hardware, ma anche un punto di vista dell'indirizzamento IP, no? Se il mio dipartimento X deve passare da 100 utenti a 200 utenti e io ho previsto una barra 24, la cosa va bene. Se passo da 200 a 400 e ho previsto una barra 24 soltanto perché non avevo previsto che potesse aumentare ancora, allora mi trovo un problema perché magari non ho gli indirizzi IP disponibili, devo andarli a togliere da altre parti, dove magari ne ho dati troppi. E quindi il design va, come dire, va fatto anche nell'ottica, come dicevo prima, della crescita, dell'upgrade e del miglioramento in generale. E questa cosa, questo approccio modulare, Cisco lo chiama Cisco Enterprise Architecture Model, che è schematizzato qui. Questo ovviamente include un Access Distribution and Core Layers nel Campus Infrastructure Module. La parola campus, vabbè, è usata molto spesso qui è in varie accezioni, cioè dove tutta la nostra gestione di rete. Antonio, se non riesci a connetterti, spostati di là, che magari ti attacchi col cavo, come prima. No, sono connesso con questo Ma vai che... di là col cavo, come prima, che nel tuo spazio c'è. E così eviti un problema. Enterprise Campus, andiamo nella prima parte, quindi Enterprise Campus è quello che noi abbiamo diviso a tre livelli, quindi l'access abbiamo switch layer 2, layer 3 con la necessaria port density. Cos'è la port density? È il numero di porte che noi abbiamo là dove ci servono. Quindi se noi abbiamo un armadietto di una certa dimensione, dobbiamo starci con un certo numero di porte, dobbiamo prendere switch di un certo tipo che hanno più porte per unità rack. Ricordatevi che qua parliamo quasi sempre di apparati rack, quindi da montare in degli armadi. A livello access cosa andiamo a fare? Poi le VLAN, i trunk, link ridondanti verso la distribution. Quindi non andiamo a ridondare a livello access, ma ridondiamo la connessione tra access e distribution. Allora, di distribution invece abbiamo essenzialmente livelli device layer 3 per aggregare il campus access, quindi abbiamo le varie VLAN, cioè poi i loro indirizzamenti, dobbiamo aggregarli e fare routing fra questi. Quindi facciamo routing, quality of service, sicurezza con ACL, filtri, firewall e così via. A livello core invece abbiamo high speed backbone, quindi la nostra backbone ad alta velocità, e interconnettiamo distribution module, server e data center, i service module, cioè telefoni IP, controller wireless, servizi unified service sono i moduli di controllo della rete, quindi per mettere un controllo centralizzato dei nostri dispositivi, dei nostri apparati, e l'enterprise edge, cioè tutto quello che ci poi connette al di fuori del nostro campus. Ancora sull'edge, l'edge è quello che l'Enterprise Edge, dove abbiamo dei servizi che stanno appunto al confine fra quello che devono fare gli utenti interni e quello che devono fare gli utenti esterni alla nostra rete. Quindi, per esempio, un servizio come l'e-commerce deve stare sull'Enterprise Edge perché deve essere erogato il servizio da dentro la nostra rete, no? Però deve essere usufruito dall'esterno. Quindi l'e-commerce è un esempio, potrebbe essere l'email, potrebbe essere altre cose che dobbiamo risolvere all'interno. E allora questi servizi devono stare dentro, ma accessibili all'esterno, però facendo in modo che uno dall'esterno non accede a tutta la rete, ma soltanto a quella parte che interessa. E quindi la mettiamo in una zona demilitarizzata, cioè una porzione di rete, con come dire, dei protocolli di sicurezza diversi dal resto della rete, nel senso che deve essere possibile accedere all'esterno, quindi io devo abbassare le difese da un certo punto di vista, però devo evitare che dalla DMZ si possa poi entrare nella mia rete, quindi una zona intermedia appunto demilitarizzata, come un po' le aree di confine fra due stati, no? Ci sono queste zone cuscinetto dove
la sicurezza è gestita in maniera differente. Quindi io qui vado a mettere tutti i miei servizi accessibili all'esterno. Poi nell'Enterprise Edge ho i One Modules, i moduli One, cioè tutti gli apparati tipo router ADSL, connettività dedicata, fibra, frame relay, eccetera, che mi interconnette al resto del mondo, quindi al di fuori del mio campus. Immaginatevi che il campus potrebbe anche essere, che ne so, un internet service provider, quindi Aruba, no? Aruba quando progetta deve seguire questo tipo di cose. Tu c'hai i server interni, c'hai i servizi all'esterno e c'hai le WAN, perché tu c'hai la server farm, magari hai più server farm distribuite e sei interconnesso con linee dedicate ad altissima velocità, parliamo di connessione 10, 20 gigabit, no? Anche di più, e sono forse solitamente fornite da più operatori differenti per avere ridondanza, perché se mi va giù la Telecom, come può accadere, cioè come può accadere, io almeno resto connesso con altri provider. E quindi anche loro hanno questi problemi. Ora hanno un campus, hanno delle WAN. Le WAN possono o interconnettere in maniera dedicata ad alta velocità diversi campus della stessa azienda, oppure connettersi a internet e quindi andare verso la rete globale. E sull'Edge, l'Enterprise Edge, andiamo a fare anche VPN Remote Access, cioè andiamo a mettere quegli apparati che devono permettere agli utenti esterni di connettersi poi alla rete interna. Quindi in maniera protetta e sicura gli devo permettere un accesso VPN dall'esterno all'interno. Il Service Provider Edge invece è quel modulo, diciamo quell'insieme di macchine quindi che forniscono la connettività. Allora, per esempio, io posso avere la connettività internet, che può essere anche tipo multi-homed, cioè ho più, come dicevo prima, più internet service provider, quindi prendo delle connettività da Infostrada, da Fastweb, da Telecom per avere ridondanza. Posso utilizzare il PSTN, traditional telephone, cioè posso avere dei modem 56K o ISDN, che è telefonia tradizionale, diciamo, per alcune funzioni. Per esempio, ci sono alcune connessioni dedicate che vengono fatte ancora con questo tipo di apparati. E posso avere la connessione WAN, quindi Wide Area Network, cioè la connessione con altre mie sedi, attraverso tecnologie che sono Frame Relay, ATM, Metro Ethernet, che sono tecnologie WAN per implementare connessioni dedicate. Tutti i dati che entrano e escono da queste connettività devono passare attraverso i dispositivi dell'Enterprise Edge. Quindi tutta la connettività internet, immaginatevi questa università, dove sta, non so se sapete come è fatta questa università, qual è l'Enterprise Edge di questa università? Vabbè, le università sono connesse attraverso la rete GAR, no? E quindi il Service Provider Edge di questa università è il cosiddetto POP, viene chiamato POP GAR, cioè il punto dove arriva la fibra del GAR. Questa università ce n'ha almeno tre connessioni, perché c'è una 10 gigabit che arriva al polifunzionale, che è quella principale. Poi c'ha fisica, c'ha un'altra connessione sua, se non ricordo male, a 10 gigabit, e il CNR ne ha una terza. Quindi diciamo che sono interconnessi fra di loro alla fine, ma sono connessioni, cioè hanno tre punti di accesso diversi. E queste quindi nel Service Provider Edge devono confluire questo tipo di. In realtà il CNR è gestito separatamente, quindi probabilmente ha apparati e anche sala server differenti. Invece fisica e l'università, fisica ce n'è una a parte per la comunicazione, diciamo, privilegiata con il CERN, visto che c'è fisica nucleare che ha bisogno di connessioni abbastanza affidabili con Zurigo, hanno una linea dedicata, ma sempre del GAR. Ok, l'Enterprise Edge è anche il punto dove implementare sistemi di sicurezza, cioè filtro del traffico, verifica di quello che entra attraverso Intrusion Detection System e Intrusion Prevention System. Mi sembra che queste cose le abbiamo già dette quando si è parlato di sicurezza. Quindi intrusion detection fa semplicemente la
come dire, in base a un comportamento normale, una baseline, andare a verificare se ci sono comportamenti anomali, tipo un port scan o traffico eccessivo o un DOS o qualcosa del genere. E fa soltanto diciamo, la detection e la notifica all'amministratore. L'intrusion prevention invece, la differenza è che fa lo step successivo, quindi va a prendere le azioni, cioè a mettere in campo delle azioni per stoppare questo possibile attacco, con la differenza che se tu fai intrusion prevention tu potresti avere falsi positivi e quindi bloccare il traffico che invece deve essere permesso, con invece l'altro sistema tu potresti non intervenire abbastanza in fretta. Quindi tra queste due cose ci vuole un buon bilanciamento tra sicurezza, velocità di intervento e criticità degli attacchi. Al service provider edge noi possiamo avere ridondanza, come dicevamo, quindi quello che vi dicevo prima, come si chiama, come terminologia che poi trovate nelle domande. Single homed vuol dire che abbiamo un singolo ISP, no? Che ci fornisce connettività. Dual homed vuol dire che abbiamo due diverse connessioni verso un singolo ISP, come il caso Physical Unical. Multi-homed invece quando ci sono più ISP. E dual multi-homed quando ci sono multiple connection tu più di un ISP, quindi posso avere più ISP e avere più connessioni. Ovviamente la connessione che cos'è? È la singola connessione che mi arriva, cioè per esempio la Telecom su delle connessioni dedicate, perché insomma, mi è capitato di vedere il comune qua dove siamo noi, come è fatto, c'ha due connessioni, credo che siano due USDL a 10 megabit, se non ricordo male. Quindi avevano due router separati che però poi venivano aggregate alla banda in un'unica. Quindi quelli sono, diciamo, hai due connessioni, perché poi paghi, no? Due separate connessioni, che poi viene aggregata la banda da un router, ma il concetto è quello. Quindi in quel caso è un dual homed con un unico ISP. Remote functional area invece sono le funzioni esterne al nostro campus, cioè sono per esempio enterprise branch sarebbe la sede remota. Io ho una sede remota, questa sede remota si deve connettere alla nostra sede principale e quindi deve poter usufruire dei servizi, dei server, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso dovrei realizzare possibilmente connessioni dedicate, altrimenti uso internet, no? C'è una differenza tra una connessione dedicata e usare internet. Una connessione dedicata vuol dire che il provider mi fornisce due connessioni a una sua rete, ma che viene interconnessa, cioè poi direttamente, quindi tipo quello che dicevamo prima, tecnologie frame relay, ATM, una volta queste si chiamavano le CDN, quando erano a pochi K, eppure sono diverse dalle connessioni internet, perché io non passo da apparati internet, quindi non faccio routing solitamente su TCP/IP, viene fatto una connessione layer 2 con tecnologie WAN che vedremo nei prossimi capitoli. Quindi, perché adesso stiamo battendo un po' su questo aspetto, perché sarà un po' il core di questo modulo. E quindi cioè, vi faccio connessioni dedicate, però come backup, perché anche la connessione dedicata può andare giù, magari io faccio la connessione dedicata con un ISP, poi ho un altro ISP di backup. Sull'altro ISP di backup, per non pagare una connessione dedicata, io faccio connessione internet e VPN, quindi metto in sicurezza questa connessione, perché passo da una rete pubblica, con VPN che mi fa autenticazione e criptazione. Quindi faccio una VPN di tipo site to site, quindi io ho due gateway VPN che mi interconnettono le LAN delle due branch. Quindi scusami, cioè, Sì. allora con un ISP si può mettere una connessione internet e una connessione dedicata, cioè una linea dedicata.
Sì, puoi fare linee dedicate. Ma principalmente la linea dedicata è cosa la si utilizza poi Tu usi la linea dedicata per interconnettere le reti fra di loro, cioè le sedi fra di loro. Cioè, tu potresti anche avere poi la connettività internet da una sola sede. La WAN è esattamente l'estensione su wide area della tua rete aziendale. Cioè, il concetto, la differenza tra WAN e internet non è una WAN. Internet non è una WAN, internet è un'interconnessione di LAN. La WAN vuol dire creare una rete su wide area. Quindi, se io ho una sede a Cosenza, una sede a Catanzaro, no? Allora o ho due sedi connesse via internet, o se mi faccio fare una connessione dedicata, dico dammi 500 kilobit per esempio, una fesseria, ma che devono essere dedicati, quindi su frame relay per esempio, quella non è una connessione internet, cioè io lì non passo da un, come dire, un routing TCP/IP per capirci, mi fa una connessione layer 2 tra me e lì, che poi vuol dire gli switch frame relay sono pure loro a pacchetto, insomma è un problema nostro, però non passi da internet, quindi hai anche nelle centrali degli apparati diversi. Però questa cosa va sempre più, diciamo, perdendosi, nel senso che con la convergenza delle reti, perché dati, voce e tutto il resto converge ormai su un'unica rete dati, questa cosa la vedi sempre meno, quindi anche quando prendi connessioni, in realtà la differenza ormai dove sta? Perché a loro non conviene avere apparati differenti, no? Per gestire traffici differenti. La differenza sta nella banda garantita. Quindi ti danno delle connessioni con banda garantita, quindi te li mettono magari su armadi che sono meno carichi, più nuovi, eccetera, eccetera, e ti garantiscono 10 megabit garantiti a 5 megabit, non devi scendere mai sotto 5 megabit. Se c'è interruzione di servizio mi paghi una penale, no? Telecom. Quindi questi sono il cosiddetto SLA, Service Level Agreement. Diciamo, questa è un po' la tendenza. Poi dal punto di vista prettamente scolastico, il discorso è avere una rete dedicata piuttosto che una rete internet come due cose distinte. E come vi dicevo anche prima, cioè, questo tipo di attività, se uno non lavora nelle telecom o ha a che fare con grandi aziende che fanno questo tipo di, che acquistano questo tipo di servizio, diventa molto difficile vederlo nel quotidiano, no? Le piccole e medie imprese, questo tipo di cose, diciamo, non c'hanno a che fare. Continuando, tra le funzioni che noi dobbiamo andare a implementare, per esempio, c'è il telelavoro. Quindi tutti quelli che lavorano da remoto devono potersi connettere alla nostra rete come se fossero dentro, ovviamente con un livello di sicurezza maggiore. Quindi per far questo, ormai la cosa più semplice, una volta c'erano, come dire, le batterie di modem 56K per connettersi da remoto, pure l'università le aveva. L'università aveva batterie di modem 56K, tu dovevi connettere da remoto lavorando all'università, cioè come se fosse l'università, facevi da casa una connessione 56K, no? Ed entravi praticamente nella LAN e lavoravi come se fossi qui. Ovviamente la cosa aveva grosse limitazioni, no? Sia di performance che di numero di persone che si potevano connettere, eccetera. E come ce l'aveva questo? Ce l'avevano tutti quanti. Per esempio, l'ISDN era la tecnologia più utilizzata dai bancomat, perché a differenza del 56K, l'ISDN aveva un aggancio molto rapido di circa 2 secondi. E quindi tutti i bancomat erano connessi in ISDN, vuol dire che ogni volta che tu andavi là, infilavi la tua tesserina, faceva una telefonata di ISDN, faceva una connessione di ISDN su PSTN, quindi su plan, no, su. Come si chiama? Plain Old Telephone System, POTS, la sigla che usa qui. Qui facevano telefonate di SDN, quindi c'erano in banca, nella centrale delle banche, batterie di modem SDN che dovevano ricevere tutte le chiamate del bancomat. Oggi questa cosa converge su una rete dati, quindi c'è una connessione ADSL, probabilmente, non lo so, qualcosa di più dedicato. Probabilmente le banche hanno, spero, connessione migliore di una DSL. Non ci ho mai lavorato, quindi non lo so, sono solo cliente. E quindi questo è il telelavoro. Quindi il telelavoro vuol dire, cioè, che
che come dire, il dipendente deve lavorare da remoto. Oggi con i cellulari, cioè praticamente hai il cloud computing aziendale magari, no? E quindi molte cose vengono esternalizzate, ma questo è un altro discorso. L'enterprise data center è il data center a cui ci devono accedere più persone o dispositivi da remoto. Quindi per far questo si implementano, come dicevamo prima, WAN service, servizi WAN tipo metro Ethernet, eccetera, eccetera. Oppure fare synchronous o asynchronous date app replication, quindi replicazione di dati nelle varie sedi. A proposito di replicazione di dati nelle varie sedi, per esempio tutti i big, tipo Facebook, Google, eccetera, usano le CDN, le Content Delivery Network, cioè tutti i loro dati sono replicati su server dislocati geograficamente vicino a dove sono i loro utenti, quindi in America hanno una serie di server farm, in Europa ne hanno altre, in Asia ne hanno altre, i dati vengono replicati. Non so se avete mai sentito parlare di Akamai, ma è un'azienda enorme che gestisce CDN, sono delle prime, poi ne sono nate tante altre, per esempio Facebook, non so se avete mai notato che in certe URL c'era Akamai, cioè, questo perché non è un sito Facebook come è un sito Akamai, io ho scoperto così, cioè, sostanzialmente. Allora, perché c'è queste immagini? Perché se tutti i contenuti statici erano replicati su vari server forniti da Akamai, distribuiti geograficamente. E questo per esempio è un modo di esternalizzare l'enterprise data center, mentre Google si fa tutto internamente, quindi ha tutte le sue server farm sparse per il mondo. Perché è partito così fin dall'inizio, quindi Facebook invece si è appoggiato ad altri, anche che ne so, gli Amazon Web Service hanno avuto successo perché tante aziende si appoggiavano a loro per esternalizzare e replicare, no, i dati in giro per il mondo. Quindi immaginatevi, tornando qui, no? Cioè, finché parliamo di aziende, di medio-piccole, di università, come deve essere per noi una cosa grande, uno come Facebook, cioè qui è fuori scala, no? E quindi tutte queste cose le applica al massimo possibile. Pensate perché loro hanno sviluppato, vabbè, Facebook in particolare usa tanto software libero, piattaforma Linux, database MySQL. Poi hanno fatto una serie di cose. Per esempio, su MySQL hanno contribuito molto codice perché MySQL gestiva il cluster pensato per una sola server farm. Cioè tu hai 3.000 macchine, database MySQL in cluster, però pensate per sincronizzarsi tutti quanti. Poiché quando l'azienda è cresciuta ha cominciato ad avere più data center dislocati geograficamente, uno sulla costa Pacifica, uno sulla costa Atlantica e un altro in Europa, allora questi dati non riuscivano più a sincronizzarsi secondo il sistema di MySQL cluster, quindi hanno implementato un sistema multicluster con una sincronizzazione, cioè come dire, una sincronizzazione asincrona, diciamo così, dei dati, perché altrimenti ogni modifica da una parte deve essere replicata immediatamente su tutte le altre macchine e tra continenti non ha la stessa velocità che c'hai nella stessa server farm. E andiamo a quello che adesso, quindi Cisco insegue da una parte, ma in realtà detta anche delle regole, la cosiddetta Cisco Enterprise Architecture, cioè con le nuove tecnologie cambia un po' tutto quello che era fino a 5 anni fa il networking. Oggi si parla di cloud computing, quindi quando Cisco, cioè scusate, quando Facebook deve implementare questi sistemi distribuiti, a chi si rivolge? Si rivolge a Ubiquiti o si rivolge a Cisco per fare i suoi apparati di rete, no? Si rivolgerà sicuramente a questi che stanno anche con la ricerca e con la tecnologia un po' sulla questione dell'onda, quindi cloud computing. Cloud computing vuol dire connettere grosse macchine che devono avere delle performance molto alte. Cioè la Cisco fa gli switch a 100 gigabit, no? Dice, non avete mai visto uno switch? Io non l'ho mai visto, non ho uno switch a 100 gigabit. Questa università non saprebbe che farsene di uno switch a 100 gigabit. Ma quegli apparati Cisco che volete di là, che vengono da una piccola server farm, già e sono di 10 anni fa, già avere 192 porte gigabit, uplink a 10 gigabit, alimentatori d'ondato e tutta una serie di cose, il backplane a 2 terabit,
Cioè qui, vedete, potete cominciare a connettere cose di una certa dimensione. Per crescere ancora avete bisogno di cose ancora più performanti. Anche per competere con tecnologie concorrenti, non so se avete mai sentito InfiniBand. Oh, InfiniBand è un sistema di networking non basato su TCP/IP, cioè nel senso che... Cioè, meglio, sì, però ce lo costruisci sopra, sono ad alte velocità, quindi altissime velocità, parliamo di 20-40 gigabit, anche 80, ma soprattutto bassissima latenza, quindi sono sistemi a bassissima latenza di connessione. E per avere questa, come dire, questi tempi di latenza bassi, non usano il TCP/IP. Tu interconnetti un cluster, per esempio di là nella sala server ci sono cluster in InfiniBand. Vabbè, divaghiamo un po' troppo. Quindi cloud computing ha bisogno di connettere macchine molto potenti in una server farm. L'Internet of Things invece è esattamente il contrario, cioè noi andiamo a prendere apparati molto poco potenti ma molto distribuiti. Quindi se io invece di avere un cellulare addosso, ci avrò le scarpe con il wifi o il bluetooth, l'orologio da polso, cioè già addosso magari ogni persona avrà in futuro 10 apparati, la casa sarà tutta domotizzata e quindi l'internet delle cose vuol dire moltiplica il numero di dispositivi connessi e dal punto di vista del networking dobbiamo preoccuparci di come connetterli tutti perché potrebbero esserci diverse connessioni contemporanee, wifi, bluetooth, connessioni dedicate, seriali, internet e così via. La collaborazione online aumenta ancora di più le necessità di networking. Online collaboration, quello che dicevo prima, io ho il cellulare, mi connetto ai miei documenti condivisi, alla posta, a qualunque altra funzione aziendale che mi eroga servizi, quindi quell'enterprise edge comincia a diventare sempre, come dire, meno stretto, no? Cioè io ho una rete, no? E poi faccio un canale molto stretto per far passare il traffico all'esterno perché deve essere protetto. Ma se aumenta così tanto la necessità di comunicazione fra dentro e fuori l'azienda, cioè già il fatto stesso di esternalizzare servizi come posta elettronica, server aziendali, storage di file, no? Quello su cui puntano tutti quanti, Google, Microsoft, insomma, Amazon. Tutto esternalizzato, a sto punto proteggere la mia rete quasi non ha più senso, no? Fare una LAN e fare una difesa perimetrale. Oppure dire devo avere velocità, tanta velocità all'interno, ma non sull'edge, no? Cioè mi serve quasi più all'esterno che all'interno, mi serve quasi la stessa fra dentro e fuori, più o meno. E poi c'è un'altra sigla che rappresenta una tendenza, che è il bring your own device, cioè avere in azienda non più soltanto dispositivi aziendali, ma dispositivi degli utenti, dei dipendenti. Una volta tutti i dipendenti delle grandi aziende ricevevano il loro portatile. Quindi questo è il portatile aziendale, tu usalo. Adesso invece no, usa il tuo, usa quello che vuoi, accedi ai servizi, ti si dà una password, tu accedi a sistemi di condivisione file, di gruppo, eccetera, eccetera. Per esempio leggevo di come un articolo sull'azienda WordPress, no? WordPress è un software open source, quindi tutti quando ce lo scarichiamo gratis, e comunque un'azienda di una cinquantina di dipendenti, che sono tutti sparsi per il mondo, quindi ognuno lavora da casa sua, da sedi separate, e la cosa simpatica è che usano come strumento di collaborazione fra di loro WordPress stesso. Quindi usano il blog, cioè non usano le email, cioè proprio il concetto è questo, non usare email, forum, eccetera, ma usare il proprio WordPress come piattaforma. Allora qui che c'hai? C'è cloud computing, c'hai il bring your device perché ognuno usa da casa o dal suo ufficio i suoi dispositivi, collaborano online, questo è proprio l'esempio di azienda distribuita in cui il campus aziendale quasi non ha senso. Cioè ci sarà una sede, la sede principale dove avranno i server principali di WordPress, dove erano i servizi, ma tutto il resto è distribuito. E quindi questo dice è una nuova sfida, una grande sfida per i network designer, perché praticamente i confini, i border tra componenti di rete, le aree, le responsabilità e le policies da implementare diventano molto meno chiari, no? Forse una volta
sistemista o un lavoro difficile, ma sapeva che doveva proteggere quella o far funzionare quella rete, adesso è tutto distribuito. E ovviamente Cisco cerca di stare al passo coi tempi su questo. Ovviamente qua parliamo molto in generale, questi sono tutti concetti e principi che possono essere applicati con qualunque tecnologia, no? Poi sull'hardware e sul software ovviamente chi va più avanti è avvantaggiato, ma c'è sempre quel discorso che facciamo di prezzo-prestazione, rapporto prezzo-prestazioni e possibilità di fare cose a un certo livello con sistemi open source, economici, eccetera. Quando poi si sale di scala diventa un po' complicato, però è sempre possibile fare qualcosa. Quindi quando parliamo di questa enterprise architecture definita da Cisco, formalizzata diciamo da Cisco, quello di avere degli scenari in cui le tecnologie possano essere implementate senza disrupting, senza distruggere le reti esistenti, no? Io devo cambiare la mia rete, la mia infrastruttura, devo farlo senza distruggere tutto. Se voi pensate anche il fatto stesso di avere degli switch modulari, quei serie 4000, che sono la prima serie di quelli modulari, poi c'è la 6000, la 7000, io lì posso togliere un modulo e metterne un altro. Quindi se ho 48 porte gigabit le posso togliere e mettere, che ne so, 10 porte 10 gigabit, no? In fibra al posto del RAM. Quindi questa cosa mi dà una flessibilità abbastanza alta. A che scopo? Cioè quello di implementare le nuove architetture definite così in termini sono Cisco Borderless Network Architecture, quindi un'architettura di rete senza bordi, quindi niente più campus edge esterno, bisogna collaborare tutto, una collaboration architecture, quindi una connessione sia a livello hardware che a livello software, un'erogazione di servizi fatti per la collaborazione distribuita su internet o su molte sedi. E poi il concetto di data center virtualization, cioè ormai si va molto sulla virtualizzazione. Noi siamo passati, no? Se voi ci pensate, negli anni 80 è nato il personal computer. Il personal computer ha fatto una cosa: ridurre lo spazio dei data center dove c'erano i mainframe, no? E distribuire l'informatica sulle scrivanie. Adesso si torna indietro, no? Si torna all'origine. L'elaborazione viene fatta su server centrali e i terminali sono stupidi. Cioè, quando io mi sono iscritto all'università, tanti anni fa, non vi dico quando, c'era all'università di Napoli il grosso mainframe con i suoi terminali, ma anche qua all'università di Cosenza, per quando mi sono trasferito qui, c'era il VAX con i suoi terminali, quindi uno aveva il terminale, non so se voi l'avete mai usato un terminale, cioè il terminale prende un monitor e tastiera connesso con una connessione di tipo seriale essenzialmente al mainframe, quindi il mainframe era uno Unix multiutente e il terminale addirittura al polifunzionale c'erano le porte RS-232, cioè i terminali erano connessi in RS-232, quindi prima ancora di utilizzare l'Ethernet, quella vampiro, il cavo coassiale, non mi ricordo più manco come si chiama, quello col BNC coassiale che lo attaccavi alle schede di rete, forse qualcuna sparsa ce l'abbiamo. Allora lì cosa succedeva? Tu avevi tutta l'elaborazione centralizzata e i terminali erano stupidi, cioè erano semplicemente monitor e tastiera, tu facevi un login, entravi lì dentro, non è che spegnevi il server, spegnevi la macchina, spegnevi il monitor, no? E aveva una minima unità di elaborazione che era appunto un terminale, il VT100, il più classico. Infatti su Linux, quello si chiama emulatore di terminale, perché è come se io attaccassi una macchina, no, un terminale a un mainframe, il concetto era quello. Quando è stato creato Linux l'idea era quella di replicare su 386, su architettura Intel 386, quello che si faceva sui mainframe Unix. E qui dicevamo, adesso si torna a questa cosa, cioè i terminali diventano stupidi, cioè i cellulari non hanno potenza, sì, cioè hanno potenza infinita rispetto
rispetto a quelli del passato, però per esempio rispetto a un PC potente, sono giocattoli, no? Hanno archiviazione minima, quando va bene c'è cioè 32-64 giga, se non vuoi spendere cifre infinite, ma invece su un computer per me tranquillamente svariati terabyte. Quindi stiamo riducendo lo spazio dei terminali a favore della centralizzazione dell'informatica. Quindi questa è la tendenza. E questa tendenza comporta quindi cambiamento dell'infrastruttura di rete. Perché se adesso prevedo che il cellulare, cioè che in un'azienda mi entrano 100 persone con 100 cellulari, e cosa che mi è capitata, di questi 100 cellulari 50 sono iPhone e Apple rilascia l'aggiornamento e questi partono automaticamente ad aggiornarsi tutti, un puttanaio, cioè si blocca tutto, perché tu hai 50 dispositivi che si devono scaricare un giga di roba, e se la banda è quella che è, perché questi partono autonomamente perché nessuno glielo dice, no? Cioè, quando farlo e quando non farlo è un problema da gestire. E quindi tu su quel server esterno gli metti un bel filtro di tagli la banda, dici massimo se c'ho 20 megabit massimo 5 possono andare sul server Apple per aggiornarsi e così via. Oppure vabbè, non divaghiamo. Borderless network architecture, quindi vabbè, penso che ce la siamo capita. Cioè, un esempio pratico: come può un personal device come un laptop, un tablet, un telefono con differenti sistemi operativi possono essere facilmente configurati per connettersi in sicurezza e facilmente alla rete enterprise. Quindi io devo gestire, no, questa cosa. Quindi magari anche gestire in maniera centralizzata gli aggiornamenti potrebbe essere, laddove è possibile farlo. Cisco cosa fa? Per gestire questo implementa delle sue tecnologie. Quindi la sua risposta è una piattaforma software sviluppata per questi device, end device chiamata Cisco AnyConnect, su cui nella CCNA oltre questo non andremo più di tanto che dirlo. La collaboration architecture sono i groupware, quindi diciamo, documenti condivisi, posta, interazione, eccetera, eccetera. Anche qui Cisco, oltre a sviluppare la parte networking, quindi fornire l'infrastruttura per la connessione, si è lanciata da tempo sui servizi e sul software. Quindi per esempio di là, se voi volete, abbiamo un router, cioè scusatemi, un server Cisco. Che sistema operativo c'è in un server Cisco? C'è Linux. Non serve iOS, c'è Linux. Quindi la collaboration architecture prevede Cisco WebEx, è una piattaforma di collaborazione, tra l'altro molto usata perché permette videoconferenza, video lezioni, formazioni, cioè tutta una serie di cose in maniera abbastanza semplice, intuitiva. È essenzialmente un sistema di videoconferenza con anche messaggi e possibilità di collaborazione. Questo per quanto riguarda l'applicazione. Per quanto riguarda invece i servizi, dà a disposizione delle API di sviluppo per poter implementare delle soluzioni custom che si appoggiano alla sua infrastruttura. Quindi io posso creare l'applicazione, quindi che ne so, creo un gestionale con all'interno la comunicazione fra le persone. Posso farlo perché mi mette a disposizione delle API. Se siete programmatori sapete cosa sono le Application Programming Interface, sapete che vengono messe a disposizione delle librerie, no? Interrogabili magari via rete, dove posso implementare le funzioni, che ne so, pigliami la telecamera e mettimi la videoconferenza nel mio software qui. Poi dipende dal linguaggio di programmazione, sarà in Java, sarà in PHP, sarà in .NET, sarà in qualunque cosa. Solitamente queste API sono multilinguaggio pure. E poi c'è il Network and Computer Infrastructure, cioè tutto quello che riguarda macchine virtuali, storage, quindi anche dal networking si sta spostando sempre più anche sulla parte servizi, server e così via. Se voi vedete questa struttura qua, se voi avete mai
visto come dire, classificato il cloud computing, no? Quando voi parlate di cloud computing cioè vuol dire tante cose, cloud computing. Ci sono almeno tre grandi, come dire, categorie di cloud computing. C'è l'infrastructure as a service, cioè il fatto di avere macchine virtuali a servizio, cioè nel senso io la macchina non prendo più una macchina fisica, ma prendo una macchina virtuale. Quindi quando mi serve una macchina virtuale viene creata la macchina virtuale su un server e io ho a disposizione la macchina virtuale, la tengo il tempo che mi serve, per esempio Amazon su questo, no? Ci ha fatto un po' da pioniere, tu pagavi le macchine a ore. Cioè io ho bisogno di 100 macchine, 100 server, però di giorno me ne servono 100, di notte me ne servono 10. E allora tu potevi accendere e spegnere le macchine e pagarle a consumo. Questo è l'infrastructure as a service. Poi c'è il platform as a service, che è utilizzare piattaforme di sviluppo fornite all'esterno. Per esempio Google, le Google Apps. Fatto che Google ti mette a disposizione da Google, Amazon e tantissimi altri ormai, uno dei primi è stato Google. Quindi io voglio implementare un sistema di messaggistica, di mail, documenti, eccetera, eccetera, ti metto a disposizione quello di mappe, no? Tu ti prendi un API key, una chiave delle API, te la implementi nel tuo software, ci metti le API di Google, te la gratis fino a un certo numero che utilizzi, se hai tanti utenti, tanti accessi, cominci a pagare quello in più. Quindi questo è il platform as a service. Quindi se guardate qui, no? Io nella parte bassa, qua sotto, Network and Computer Infrastructure, questa è la mia Infrastructure as a Service. No? Io qui sopra posso implementare un Infrastructure as a Service, cioè una serie di server e ci implemento sopra. E qui vedete ho bisogno anche di networking, eccetera. Quando faccio platform as a service, io mi co connetto i server fra di loro fra remoto, perché io in una server farm ho i server che implementano il servizio, però devono connettersi ad altri server che mi forniscono la piattaforma. E quindi vedete qui, collaboration service, io posso prendere l'applicazione WebEx e mi sviluppo sul mio server la mia applicazione che utilizza WebEx attraverso le API, che quindi mi fa da platform as a service. E poi c'è il software as a service, cioè il software non più installato sulla macchina, ma è disponibile via rete. Quando mi serve lo uso e quindi può essere una web application, essenzialmente qualcosa che si scarica, si installa, come per esempio quando facciamo, no, gli esami con Packet Tracer. Quel fatto di scaricare un GNLP vuol dire che tu usi un software installato localmente, ma di fatto interagisce con il tuo server. Quindi tu lo usi in quella modalità solo per il tempo che ti viene consentito quindi di fatto stai usando il software come un servizio. Vabbè, anche se in questo caso c'è un'installazione, una cosa che è in Java, ma. Ok, e quindi la collaboration architecture è tutto questo. Data Center Virtualization Architecture, cioè la virtualizzazione, questa è un'altra cosa che abbiamo già accennato, quindi quando parliamo di virtualizzazione, quando entriamo in un mondo che non si può sintetizzare in due righe, quindi qua c'è qualche difficoltà, anche perché di fatto non so esattamente Cisco sul campo della virtualizzazione cosa stia offrendo, perché non mi sono interessato di questo, cioè andiamo molto di più sul software open source per questa cosa qui. Quindi quando parliamo di automazione delle risorse, la gestione delle risorse, vuol dire questo: io ho una serie di macchine, su queste macchine vado a attivare macchine virtuali, devo gestirle. Quindi per esempio quando non uso tutte le macchine devo spostare le risorse da una macchina scarica una più carica e spegne la macchina scarica. Quindi in questo caso e questa cosa se la automatizzo risparmio tante risorse e tanto denaro. Per esempio c'è una startup qui a Cosenza che si chiama Eco4Cloud che fa proprio questo. Stanno creando un sistema di gestione delle macchine per risparmiare energia. Il Telecom la sta adottando nei suoi data center. Provisioning e orchestration, quindi appunto la gestione di tutto questo parco di macchine fisiche e virtuali che devono essere amministrate e utilizzate in base alla necessità. L'Unified Fabric Solution sono invece
sistemi di switch, sistema operativo, come vedete possono essere Cisco o Linux, specifici per operazioni data center. E qua quindi stanno realizzando sistemi di interconnessione ad alta banda e bassa latenza, di fatto quello che vi dicevo, stanno inseguendo quello che altri avevano realizzato. Tra l'altro l'Italia è stata anche abbastanza pioniera su questa. Quando è nato questo centro di calcolo nel 2004, le macchine che hanno dismesso poco tempo fa utilizzavano tecnologie di interconnessione Quadrix. La Quadrix era un'azienda nata in Italia che realizzava queste cose qui, connessioni a high bandwidth and low latency. Cioè, tra l'altro i connettori erano molto particolari perché dei connettori grossi così con un cavo enorme che andava a degli switch Quadrix, questo era un armadione che è stato dismesso veramente qualche mese fa per far spazio ai nuovi cluster. E quindi anche Cisco sta andando come dire, dalla classica connessione TCP/IP su Ethernet anche a connessioni dedicate per data center, su cui prima non era tanto presente, se non sull'Ethernet 10 gigabit. Quindi, come dicevo, esistono già apparati 100 gigabit della Cisco, già da qualche anno, utilizzati soltanto in condizioni estremamente particolari. L'Unified Computing Solution, quindi anche questa è una soluzione di Cisco Server, progettata per abbassare il total cost of ownership attraverso virtualizzazione. Quindi si sta lanciando anche su questo, ma giusto ne facciamo un accenno, esula completamente dalla CCNA. Ok, domande? Salvare questo.